Maurizio Pattaro della carrozzeria Rinova, uno fa parte anche del direttivo degli organizzatori di questa giornata piemontese per quanto riguarda le freccette. Allora, parliamo innanzitutto della tua società. Quest'anno vi siete salvati in Serie B, avete comunque fatto una buona stagione. Sì, per noi è una buona stagione essersi salvati. La mia squadra è una squadra di amici, non guardiamo tanto il risultato e partecipare. È chiaro che se si può vincere si vince, però insomma il mio gruppo partecipa e siamo contenti di essere salvati e rimanere in quella categoria, insomma. È sempre bello giocare con gente più forte e così verifichi le tue possibilità, insomma, via. Parliamo invece di questa giornata, una giornata importante che a livello di numeri certifica la crescita di questo sport in Canavese e in Piemonte. Ah certo, qui mia figlia Barbara e Alessandro hanno fatto un ottimo lavoro, stanno cercando di portare sempre più gente a giocare a freccette con tanti altri collaboratori dei locali. Cerchiamo di aggregare molte persone, anche gente brava, anche gente che si aggrega solo per partecipare. Comunque siamo molto contenti del risultato, della partecipazione, delle persone, perché sono molte brave persone che partecipano, di qualunque età. Quindi il bello è che viene coinvolto tantissima gente in queste freccette. Non me l'aspettavo nemmeno io, dico la verità. Però quando abbiamo iniziato è una bella cosa, sono molto soddisfatto di questa situazione. Quello che si è notato qui è che io non avevo mai visto un incontro di freccette, ho notato la grande convivialità, la grande amicizia che in altri sport magari si dice che c'è, ma non c'è, qui invece c'è. Qui finita la partita sei amico come prima, il fair play qui è una cosa ottima, è difficile che succeda qualcosa come in tutti gli ambienti, qui sono molto amici che partecipano, però la competitività è giusta perché insomma uno si gioca per vincere, ma poi è finita lì, si fa una festa in amicizia, è molto bello. Anche perché, come si diceva prima, non c'è un arbitro ma c'è una macchina, quindi è impossibile prendersela con una macchina. Certo. I due capitani sono loro i giudici, qui non c'è l'arbitro, la macchina ha sempre ragione.